Allora, Cinzia Leone, subito dopo questo spettacolo all'Ariston, io sono sempre stato curioso di sapere quali sono le emozioni che si provano alla fine di uno spettacolo. Basta, cioè nel Si è senso che capito. qualunque parola è proprio un senso. Poi attenzione, se lo spettacolo hai la sensazione che non sia andato bene, e grazie al cielo devo dirmi è capitato pochissime volte, è una tortura perché il fatto che sia finito non toglie nulla alla tortura. Ma se è stato un bello spettacolo, se senti che la gente è stata veramente contenta e tu anche sei contenta, è un momento di pace assoluta, è per quello che facciamo questo lavoro, per quel momento, esattamente quel momento lì. Non dura tantissimo, ma sono quei 5 minuti di beatitudine assoluta. Questo finale poi di questo spettacolo è assolutamente imprevedibile, che si parte con un'atmosfera molto scherzosa e alla fine c'è questa sorpresa che non sveliamo a chi dovrà ancora vederlo. Però non è un finale tanto, è un finale onesto, nel senso che fare quel percorso di cui io parlo nello spettacolo, quello significa. Quindi però bisogna vedere lo spettacolo, è chiaro, perché se no, insomma, è chiaro che lo spettacolo si intitola Mamma, sei sempre nei miei pensieri, spostati! E poi a un certo punto uno capisce che se deve spostare mamma, ci dobbiamo spostare noi, prima o poi tocca farlo. Ecco, prima Eh o sì, poi tocca dobbiamo farlo. spostarci noi, dici. Prima o poi Questo sì. cordone Prima o poi va auricolare l'hai chiamato. auricolare, perché in realtà passa attraverso la voce, quindi è un cordone auricolare perché mamma è sempre con noi, mamma è dentro di noi, mamma c'è come Dio nei piazzoli delle autostrade. Voi vi rendete conto di quello che faccio per voi? Sì. Lo sapete che fuori le sedute stanno a 100-150 e si parla di anni? Qua con una ventina di euro e 2 ore risolvete il problema alla radice. Io sono anni che dico ai miei spettatori che mi dovreste fare veramente un mezzo busto foglio di reato, e ho scritto grazie Cinzia. Ma alla luce della degenerazione del problema del parcheggio, sappiate che non mi accontento più del mezzo busto. No, 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 pretendo proprio una statua a figura intera. Perché? Perché quando arriva a teatro la sposta e c'è parcheggio la macchina. Ecco perché. Benissimo, grazie Cinzia. Volevo solo chiederti quali saranno le prossime date. Le prossime date saranno in Sardegna, una è il 19, me la ricordo di preciso, un'altra dovrebbe essere ad Alghero, ma ancora non ho la conferma definitiva, e poi ce ne sono a settembre e a Castrocaro il 15 settembre, e poi il 30 settembre a Nuoro, e poi rischio di non ricordarmele tutte, ma io ho un sito, che è www.cinzialeone.com, mi pare che sia quello, pensate, manco mi ricordo l'indirizzo del sito, penso come sto messa, però lì ci sono tutte le date, anche su Facebook, quindi se uno le vuole andare a vedere lì le trova, molto meglio di me. Un saluto a tutti gli amici di Radio Sanremo, ciao Cinzia!